E ora chiamiamo, come dire, un artefice della serata. E colui che ci sta aiutando a mettere anche in risalto i racconti. È vero, Nello? E come dire, ci dà anche un ordine delle volte, quando è il caso. Demetrio, Pizzardi. Allora, buonasera a tutti, bentrovati. Noi continuiamo questo filo del racconto che abbiamo iniziato con i canti, un po' con quello che questa serata ci regalerà, perché la festa del dono è proprio questo donarsi, il fatto di aver deciso di passare una serata insieme è già il primo grande dono che ognuno ha fatto all'altro, perché se questa sera questa nostra sala era vuota, avremmo fatto un non dono. Invece il fatto che ognuno ha preso la sua macchina da vicino, da lontano, è salito qui su sul poggio, vuol dire che ci siamo regalati la nostra amicizia, ci siamo regalati il nostro stare insieme e ci siamo regalati questa possibilità di ascoltare dei racconti o di fare dei racconti. Allora, questa sera, oltre a salire qui sopra, a vedere le nuove cose che la casa sta adorando, vedere già questa bellissima sala pitturata in questo modo, vedere i bellissimi quadri della nostra Nina, vedere tutte le cose che ci sono, i bachi che sono sempre più colorati, le persone che capiscono che questo sogno sta diventando realtà, e in questa serata ci siamo regalati anche, chiamiamolo una mostra, dei giornali, alcuni già molto ingialliti, dei giornali che raccontano di come la persona a cui è dedicata questa attività, Don Milani, viene raccontata alle pagine di un giornale, per cui ci sono pagine già del 1992 che sono già storia, perché sono passati molti anni, quasi 20 anni sono passati, e raccontano di questa persona. Io ho pensato in queste pagine di leggervene un brano, una storia, una delle tante storie che questo sacerdote, questo prete, che stava anche lui su un bel copuzzoletto vicino a Firenze, raccontava. Per raccontarvi questa storia la leggo proprio da questo ultimo libro che è uscito, e vorrei vicino a me Cristian. Posso avere Cristian vicino? Cristian, vieni qua. Glielo fate un applauso a Cristian? Allora, per chi non lo conosce, lui è un bambino di Acri e si chiama Cristian, è vero? Quanti anni hai, Cristian? 9. La storia di questo bambino che adesso vi leggerò ne aveva 11, quindi era uno scricciolino proprio come Cristian. Allora, io mentre lo leggo mi tengo la mano di Cristian, perché io mi sono molto emozionato una volta che ho letto questo brano, e quindi Cristian mi darà la forza per leggerlo, ok? Chiama Il Ponte di Luciano. Io la dedico a questa lettura sicuramente a Nello, ma la dedico anche a Cristian. Parla Don Milani. Ho un bambino, se voi lo vedeste piangereste tutti, perché è piccino. È uno scricciolino di 11 anni. Fa un'ora e mezza di strada solo per venire a scuola, a piedi. Viene da lontanissimo col suo lanternino a petrolio per la notte. Avreste tutti paura a fare la strada che fa lui di notte con la neve. Così,
Don Lorenzo Milani parla di Luciano durante un convegno dove fu invitato a parlare della sua scuola. Luciano non era della parrocchia di Barbiana, non era neppure di una parrocchia confinante, abitava di là dal Poggio, in una casa isolata sul bosco. Arrivò a Barbiana un pomeriggio di fine giugno, era con la sua mamma, una donna ancora giovane, ma invecchiata prima del tempo dal lavoro dei campi. Una vita dura quella dei contadini di montagna, in lotta senza sosta con una terra avara e sassosa che segna il fisico per la fatica e tampoco. La donna teneva il bambino per mano ed esitava a varcare il cancello della corte dove Don Lorenzo stava facendo scuola sotto la pergola. Quando il priore la vide, la incoraggiò sorridendo e lei: «Sor priore, noi non siamo del suo popolo, siamo di là, del Poggio. Sono venuto a chiederle se mi prende Luciano a scuola, perché non voglio che venga su come noi, poveri meschini, che si sa fare a malapena l'ho con il culo del bicchiere». Fu così che il giorno dopo Luciano cominciò a venire a scuola a Barbiana. Il primo giorno arrivò prima di tutti, era un po' accaldato per la salita e reggeva sulla spalla un bastone con appeso un fagottino con dentro il desinare che la mamma gli aveva preparato e che lui mangiava sui banchi di scuola. Aveva camminato solo per un'ora e mezza nel bosco per essere lì puntuale alle 8. Luciano conosceva bene il bosco, la sua vita, i suoi segreti, i suoi rumori, le sue figure, i suoi pericoli. Sapeva che se incontrava una vipera doveva evitarla, se si imbatteva in una famiglia di cinghiali si doveva fermare e aspettare che si allontanassero, perché i cinghiali, quando hanno i piccoli, diventano aggressivi. Se c'è un temporale non doveva fermarsi sotto gli alberi, ma allungare il passo per uscire il prima possibile dal bosco. Però per un bambino di 11 anni il bosco nasconde sempre qualche pericolo inaspettato. Per questo i primi giorni la mamma, dal punto più alto vicino a casa, lo accompagnava con lo sguardo fino a quando non spariva nel fondo del bosco. Lo stesso la sera scrutava l'uscita del bosco fino a quando non appariva il suo bambino. Luciano per venire a scuola doveva scendere giù fino al fosso dove c'era un ruscello da attraversare per poi risalire dall'altra parte verso Barbiana. Era un ruscelletto di montagna, di quelli che scorrono rasoterra lasciando scoperti i sassi più grossi. Lui l'attraversava saltando di sasso in sasso. Durante i mesi invernali però l'acqua cresceva e ricopriva i sassi. Allora i ragazzi della scuola di Barbiana misero attraverso il ruscelletto un tronco di castagno fermato a valle con dei pioli perché la corrente non lo portasse via. Luciano passava dall'altra parte camminandoci sopra. Un giorno di febbraio la pioggia fu più abbondante del solito, l'acqua si alzò facendo galleggiare il tronco e mentre Luciano lo stava attraversando girò su se stesso. Il ragazzo perse l'equilibrio e cascò nell'acqua. Si rialzò tutto inzuppato e di corsa salì a Barbiana, dove arrivò tremando dal freddo con le labbra viola e i vestiti ghiacciati addosso. I ragazzi della scuola gli si strinsero intorno e rinforzarono il fuoco della stufa per asciugarlo. Leda trovò un po' di roba asciutta di casa, poi fu avvolto nel mantello di Don Lorenzo mentre i suoi vestiti si asciugavano stesi davanti alla stufa. Quando il ragazzo si fu completamente ripreso e raccontò cosa era successo, Don Lorenzo riflette un po' e disse: «Non è mica giusto che i ragazzi di Vicchio abbiano il pulmino sotto casa per andare a scuola, le aule riscaldate e la refezione, mentre il mio bambino nemmeno un ponticello per venire a scuola senza rischiare di cadere nell'acqua. Ragazzi, prepariamoci, andiamo a Vicchio a manifestare di fronte al comune per chiedere al sindaco di costruire il ponte per Luciano».
i ragazzi rimasero sorpresi dalla reazione di Don Lorenzo, perché i barbianesi, come tutti i montanari del mondo, erano abituati ad arrangiarsi da soli. L'istruzione pubblica da sempre era assente dalla loro vita e dai loro bisogni. A Barbiano, infatti, non c'era scuola pubblica, non c'era strada, non c'era posta, non c'era luce elettrica, non c'era garanzia di assistenza sanitaria. Figuriamoci se il comune sarebbe intervenuto per un ponticello per consentire a un montanaro di attraversare un ruscello per venire a scuola. Don Lorenzo colse invece quell'occasione per insegnare come si imposta una lotta sociale per una causa giusta. Da quel momento la scuola di Barbiana fu impegnata per alcuni mesi a studiare il diritto sindacale. Furono chiamati sindacalisti per insegnare le tecniche delle manifestazioni, come si scrive un cartello, come comportarsi per evitare di essere denunziati per una manifestazione non autorizzata, come comportarsi se i carabinieri avessero ordinato di non sostare di fronte al comune. Quando i ragazzi ritennero di essere pronti, un giovedì, con i loro cartelli arrotolati sotto il braccio, scesero a Vicchio a piedi. Era la loro prima esperienza di lotta sindacale e scendevano verso Vicchio carico di timori e di essere ricacciati sui loro monti senza risultati, ma anche con la determinazione di non arrendersi di fronte a una battaglia giusta. Don Lorenzo non scese con loro, dovevano vedersela da sola. Per questo scelsero il portavoce e si prepararono il discorso da fare al sindaco. Per la manifestazione fu scelto il giovedì, perché era giorno di mercato e quel giorno la campagna si spopolava. La gente da ogni parte scendeva in paese, non solo per fare acquisti e scambiare qualche prodotto dei campi, ma soprattutto per incontrarsi, informarsi, socializzarsi. Per i giovani di età di fidanzamento era una delle poche occasioni per incontrare ragazzi e ragazze di altre frazioni e stringere amicizie. Quando i barbianesi arrivarono a Vicchio, il paese si stava già animando, le bancarelle del mercato già montate e gli ambulanti ad alta voce reclamizzavano i loro prodotti, invitandoli all'acquisto. I mediatori di bestiame già stavano trattando qualche compravendita, i conoscenti si scambiavano informazioni sulla salute delle famiglie, in piazza un via vai continuo. In quel traffico gli 8 ragazzi passarono osservati fino a quando di fronte al comune aprirono i loro cartelli al grido ritmato di ponte, 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 ponte. La gente incuriosita cominciò a fermarsi e a commentare: ma cosa vogliono i ragazzi in quel prete? Vogliono un ponte su quei poggi, chissà per fare che cosa. Di lì a poco uscì dal comune il sindaco. Cos'è questo chiasso? Sembrate un branco di anatre rincorse dalla volpe? Disse dall'alto della sua autorità. Agli occhi dei ragazzi il sindaco appariva un omone grande e grosso. Loro gli andarono incontro. Siamo di Barbiana, cominciarono. L'ho visto, interruppe lui. Ma cos'è questo chiasso? Vogliamo il ponte per Luciano, perché non è giusto che i ragazzi di Vicchio abbiano il pulmino, la mensa, il riscaldamento, mentre Luciano per venire a scuola cammina per più di un'ora solo nel bosco e non ha neppure un ponte per attraversare il Fosso del Fatino. Anche noi paghiamo le tasse come quello di Vicchio. Di fronte al sindaco il discorsetto preparato era saltato. A voce tutto era più difficile. Inizialmente il sindaco non capì. Quando poi afferrò la richiesta disse: «E per una passerella tutto questo chiasso!» Fece chiamare il capo stradino e gli ordinò di andare a vedere di cosa si trattasse e di accertarsi della fattibilità della passerella. I barbianesi rimasero stupiti, innanzitutto perché il sindaco minimizzò, chiamò il loro ponte passerella, e poi perché si aspettavano una lotta molto dura, più difficile, più lunga, con arresti, ordini di sgombro, interventi dei carabinieri.
invece il sindaco